Oggi facciamo polpo alla nuciana, un piatto tipico della cucina napoletana. Gli ingredienti per i nostri polpi alla luciana sono 3 polpi di media grandezza, 2 spicchi d'aglio, una quindicina di olive nere di Gaeta, una scatola di pomodori pelati, sale, origano, 3 filetti di acciughe, olio extravergine, peperoncino, prezzemolo. Prendiamo il nostro aglio e lo odoriamo. Adesso abbiamo messo i nostri 3 filetti di acciughe nell'aglio che è stato rosolato e li facciamo temperare un poco. Sì, così abbiamo lavato molto bene, l'abbiamo viscerati, abbiamo levato qualora ci fosse la sabbia nei tentacoli e ce li mettiamo. Abbassiamo. E così abbiamo messo i nostri polpi nella sciuga e nell'aglio. E adesso li facciamo cucinare un poco, li giriamo, adesso cacceranno loro un poco di acqua, che si sono un po' insaporiti, mettiamo il nostro barattolo di pelati, a cui io ho levato solo un pelato, a questo il barattolo, quello da 350, diciamo, che comunemente viene detto mezzo chilo, che poi sono insomma per 300 dispari grammi. Ecco qua. Qualora aveste anche dei pomodorini, potete mettere anche dei pomodorini freschi, va benissimo ugualmente. Benissimo, adesso ci mettiamo le nostre olive che abbiamo denocciolato, le nostre olive di Gaeta, ci mettiamo il peperoncino, l'origano, a gusto vostro ovviamente, se vi piace di più, vi piace di meno. E poi ci mettiamo anche il nostro prezzemolo, che io ho fatto fino fino. Ecco qui. Saliamo un altro poco. Ecco qui, non molto mi raccomando. Poi ci mettiamo una tazzina di acqua. Giriamo. Ricordiamoci che abbiamo levato anche i nostri 2 agli. Ecco i nostri polpi alla luciana, cotti. Come vedete sono belli sugosi, non troppo lento il sugo ma neanche troppo stretto, una via di mezzo. E questo è un ottimo sughetto anche per condire degli ottimi spaghetti con polpo alla luciana. Possiamo presentare il nostro polpo alla luciana anche con delle bruschette.